I miei direttori stanno lavorando tanto e lavorano tanto come tutti i direttori delle scuole di calcio. Io personalmente sono appena atterrato a Bucarest perché devo incontrare il presidente del Craiova per delle cose che dovremmo fare insieme. Quindi io mi occupo più della parte dello sfoltimento degli atleti. Gli atleti nuovi poi li pigliano. Che operazione sta facendo a Bucarest? Sono più bravi. E vedremo, domani mattina incontro il presidente, vedremo di fare qualcosa insieme. Tipo un'uscita? Intanto abbiamo fatto Madrid l'altro anno, a giugno. Intanto abbiamo fatto? Non abbiamo capito. Dico, abbiamo fatto con lui Madrid ad agosto, adesso sì. Vedremo di fare qualche altra cosa. In uscita quindi, niente in entrata? In entrata nulla da qui, in entrata non mi permetto di lavorare sulle entrate perché ci sono dei tecnici che sono pagati per fare questo, che sono molto più bravi di me. Venerdì scorso, quindi 8-10 giorni fa, aveva fatto una conferenza stampa congiunta con il tecnico Zeman, dove aveva fortemente blindato la posizione dell'allenatore Boemo. Ad oggi la domanda è sempre così forte la posizione di Zeman o se dovessero continuare... Ma il mister è saldamente in sella, soprattutto per il fatto che... tutto il gruppo è della parte sua e tutto il gruppo vuole fortemente seguire questo allenatore perché si rendono conto che poi se veramente riescono a seguirlo in tutto questa è una squadra che ci può far togliere delle belle soddisfazioni. È evidente, come ho sempre detto anche io, che se questo non fosse possibile, purtroppo nel calcio pagano sempre gli allenatori, non i 30 giocatori che sono in rosa. Però io mi auguro veramente che già da domenica possiamo dare una risposta forte a tutti.